Rachele, capitano. Ciao. Sono il capitano del Cus Perugia. Rachele, abbiamo vinto. Com'è andata questa partita? Benissimo, abbiamo vinto contro Cus Milano 2-1. Bregno allucinante, tanto Zanno come lì. No, sono tutte le mie compagne. Andiamo. Sono tutte le mie compagne. Ecco, Silvia. La Mecca. Silvia Rossi, Mecca. Palleggiatore, Elisa. Che cosa ne pensi di questa partita? Sono morta. La Biggini che ha fatto un botto di punti in battuta. Servizio efficientissimo. Come che? Alla Puccia. Infatti dov'è? Puccia. Vieni Puccia. Rilascia un'intervista. Puccia. Rilascia un'intervista. Che devo dire? E anche oggi anche là per la punta tra le corina durante la partita. Un mostro, ragazzi. Un mostro, no, cioè, tre schiacciate dentro 3 metri che dico manco. No, non so dove. Si sente il merito tutto della ricezione, dell'alzatore. Vai Puccia. Cioè, quindi che cosa ne pensi, Puccia? Penso che tutto è possibile, li tentiamo il colpo. Grande Puccia! E li tentiamo, scusa, ripeti, visto l'articolo? Ritentiamo il colpaccio la seconda volta. Sì. E lei invece, ecco, Miss Barbolini, raccomandata, come sta minimo. Stupida. Dai, insomma, Vale, cosa ne pensi Barbolini di questa partita? Ma come mai? Ma non 25, però 25 non ci sono arrivata. Ti dico se gli ho murato uno quella. Hanno murato uno quella? Non si dice. Questo però si dice perché va su YouTube, eh. Bip! Si è lasciato intendere. Certo. Ok. Non passi più. Sì, ma raga, è giusto. Sì, falla un po' le riprese. Sì, un po' le riprese. Ti riprendiamo. Intervista alla Rosa. Allora, io vorrei dire ai giornalisti che hanno scritto l'articolo su di noi. Ecco, che il colpaccio. Già abbiamo il colpaccio. Il colpaccio è stato fatto, punto primo. E uno. Punto secondo, Perugia è la squadra con più titoli, con più medaglie. 19 medaglie. 21. 21 medaglie, quindi chi è che è venuto a dire che è un'esperienza per noi? Siete venuti a fare un'esperienza. Siete venuti voi a fare un'esperienza con noi. Io tenderei a sentire il parere di Capitan... Mister Giampaolo. Giampaolo che Giampaolo. Mi devi mandare la foto subito, eh? Grazie, ciao. Bravissime tutte. Mecca, un applauso alla Mecca perché stamattina non siamo andati in moschea, siamo andati in abbazia e lei si è offesa, capito? Quindi la ringraziamo per averci perdonato. Adesso